Vorrei tanto essere felice! Che cosa ti fa morire? Che cosa ti fa morire? No! Tu mi fai morire! Perché? Perché? Che cosa Ingmar Bergman sostiene che ogni teatro ha il suo quadrato magico. E il regista riesce soltanto se sa individuare questo spazio incantato sempre diverso per ogni teatro, per ogni spettacolo. Con Le lacrime amare di Petra von Kant, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni all'Elfo di Milano hanno trovato il loro quadrato magico e con esso il loro più bello spettacolo. La storia dell'amore tragico di Petra per la giovane Karin è elevata dall'inizio alla fine all'altezza di una passione, di un mistero del dolore umano. Ma è anche rappresentata in tutta la sua durezza l'alternanza di lacrime e crudeltà fra seduttore e sedotto, l'inferno delle contraddizioni. Siamo in pieno Fassbinder, ma De Capitani e Bruni scoprono anche quella risata teatrale derivata dal profondo italiano dell'arte della commedia. Ida Marinelli, la protagonista, è ancora più brava di come la ricordavamo. Liete sorprese e stupende conferme da tutti gli altri, da Cristina Crippa, sacerdotessa del dolore, a Paola Rota, nuovissima Karin, e Corinna Augustoni, Elena Russo, Luca Toracca. Il successo dello spettacolo è di quelli che imbarazzano, perché cimentano gli autori a creazioni di uguale grandezza. È una sfida difficile.